In Iraq anche i cristiani attendono con impazienza la liberazione di Mosul dal cosiddetto Stato islamico. Ad Ankawa, sobborgo a maggioranza cristiana di Erbil, capitale della regione autonoma del Kurdistan iracheno, hanno trovato rifugio in 5.000 fuggiti dai villaggi della piana di Ninive dopo l'offensiva dei jihadisti nell'estate del 2014. Siamo molto felici e speriamo di poter tornare presto a casa, perché qui non stiamo bene, ci sentiamo prigionieri, niente come essere a casa propria. Sono 120.000 i cristiani scappati dallo Stato islamico. In migliaia hanno trovato rifugio nel Kurdistan iracheno, vivono in condizioni precarie e ancora con la paura delle violenze dell'ISIL. Siamo terrorizzati e temiamo che non sia più possibile tornare alla normalità. I jihadisti hanno avuto per 2 anni il controllo della zona, forse hanno disseminato ovunque esplosivi. Siamo in attesa di capire cosa succede. Sono 57 gli insediamenti che sorgono intorno alla capitale della regione, Erbil. La notizia dell'offensiva contro le roccaforti dello Stato islamico ha portato speranza a uomini, donne e bambini.